A tutto gas è arrivato a 100 puntate. Tutto gas, il podcast domenicale di Moto.it, festeggia 100 puntate. E per festeggiare la centesima puntata mi sembrava giusto fare un giochino assieme a voi e soprattutto assieme a un ospite speciale, Loris Reggiani. Ciao Loris, buonasera, grazie di essermi ospite. Ciao Giovanni, ciao a tutti gli ascoltatori, buona serata. Naturalmente tu li hai ascoltati tutti e 100 i podcast, vero Loris? Non hai perso neanche uno. Sì, certo, Comunque, assolutamente. Guarda, io non so neanche più dove abito fra poco, quindi figurati. e soprattutto non so cos'è un podcast. No, no, quello non ci pensavo nemmeno, no, no, ma. Per la centesima puntata io ho deciso di fare un giochino, così per ripercorrere un po' il motociclismo, così proprio a grandi linee. E allora volevo coinvolgerti in questo giochino, cominciando da una domanda, la risposta è scontata per quanto ti riguarda. Due tempi o quattro tempi? Devo rispondere o possiamo No, no, passare devi alla rispondere, devi seconda domanda? rispondere. Due Allora, tempi, che? Due secondo tempi, me, che? cioè, allora, spiego un po' perché è scontato, ma c'è un motivo. Secondo me il moto mondiale è l'espressione massima del motociclismo, di piloti, di moto, di tecniche, eccetera, eccetera. Il motore due tempi va molto più forte di un motore quattro tempi a parità di cilindrata. Per cui, ripeto, la risposta è scontata. Ci fossero delle moto a due tempi adesso, probabilmente saremmo vicini ai 400 cavalli. Poi, magari, ovviamente, gestiti con l'elettronica che c'è sul quattro tempi adesso. Ma secondo me non c'è paragone. Poi sono più leggeri, van più forte, cosa vuoi di più? Esatto, allora MotoGP o 500, anche qui mi sa che è contata la risposta. Ah, stessa roba, Però stessa roba, perché la 500 ha due tempi, ovviamente, cioè sono legate, no, le cose. le La gare. MotoGP adesso è molto più bella da vedere da casa, no? A livello di spettacolarità. A livello sportivo, un po' meno, perché secondo me le differenze dei piloti sono molto, sono molto, non dico annullate. Però sono molto limitate dalla facilità di guida di queste MotoGP di adesso. Insomma, uno arriva dalla Moto2 che ha la metà dei cavalli e va subito forte, vince subito delle gare o comunque si piazza in prima fila, cose che con le 500 non potevano succedere. Quindi la meritocrazia c'era di più con la 500. Allora, adesso entriamo in un campo più difficile, che è quello del confronto dai piloti. Chiaramente, ripeto, è un giochino, stiamo facendo un giochino così per festeggiare questo centesimo episodio da Tutto Gas. Agostini o Elwood? I numeri ovviamente sono dalla parte di Agostini. Allora, io quando ancora non correvo e andavo a vedere le gare, tifavo Agostini, quindi per me la risposta è scontata, anche se poi riconosco che col senno di poi Elwood ha fatto delle cose che mi hanno lasciato allibito, come tornare dopo non so, non mi ricordo più quanti anni, forse 10, al TT e vincere due Vincere. categorie, insomma, una con due tempi che non aveva mai usato e comunque con delle slick che non aveva mai usato. Secondo me quelle cose lì segnano un po', ecco, avvicinano molto i due, forse. Sì, diciamo che è difficile scegliere, se scelgo solo perché tifavo lui quando ero piccolo. Poi Roberts, Kenny Roberts, quello vero naturalmente, o Freddy Spencer. Kenny Roberts, boh, perché Spencer è stato una meteora che non ho ben capito. Per quanto forte andasse e per quanto abbia battuto Roberts nell'ultimo anno della sua carriera, nell'83, però mi ricordo anche come che lo battiede, come si dice che lo batteva, scusate, Eh cioè, lo sapevo, non, sì, esatto. per colpa di un litro di benzina, credo, a Monza, Roberts si fermò all'ultimo giro del Gran Premio e con quei punti lì avrebbe vinto
il campionato. Ecco, la Yamaha andava più forte sul dritto sicuramente. Spesso era il giovane che arrivava molto irruento e comunque con quell'onda riusciva ad andare molto forte. Roberts ha vinto tre campionati di fila quando è arrivato e poi ne ha perso uno nell'81 contro Lucchinelli, ma quella volta lì, allora Lucchinelli era quell'anno, secondo me, stratosferico, ma è stato anche un po' aiutato dalla fortuna perché a Asen Roberts non poté partire alla gara perché gli montarono le pastiglie del freno alla rovescia, il freno davanti, e quindi non prese nemmeno un punto. A Imola non poté partire perché il sabato sera fu avvelenato da una fetta di melone al ristorante. Due gare che forse sono state un po' pesanti. Credo che Lucchinelli avrebbe vinto lo stesso, però devo essere sincero. Però Tra Roberts meglio dispensa. l'altro, Loris, mi fai venire in mente perché questo aneddoto di Imola, Kenny Roberts, poi beh, io sono arrivato al mondiale molti anni dopo, però mi è capitato di essere in hospitality con Kenny Roberts e lui ha raccontato questo episodio e mi ricordo come lo raccontava, insomma, come l'ha colorito, quindi è sicuramente un aneddoto molto particolare, molto significativo. Già che parliamo di Lucchinelli, Lucchinelli o Uncini? Guarda, io sono stato compagno di squadra di Uncini nell'82 quando lui ha vinto il mondiale e quindi devo dire Uncini perché per me quell'anno che io ero lì e vedevo quello che faceva, correvo nella stessa categoria, secondo me era decisamente superiore a tutti quelli che c'erano in pista in quel momento. Ha vinto, l'ho visto vincere delle gare perché tutti molti dicevano ah, la Suzuki, la Suzuki, la Suzuki, però io lui lo vedevo sorpassare nelle curve, non nel dritto. E secondo me, però ecco, io non ho vissuto nell'81, non ho vissuto la vittoria di Lucchinelli perché io correvo nella 125. Faccio un po' fatica a livello di capisco che nel cuore della gente Lucchinelli è stato più guascone, più sopra le righe, eccetera, sia rimasto più nel cuore. Io sono, per me è una scelta difficile. Io dopo sono diventato molto amico di Lucchinelli ultimamente perché abbiamo fatto delle trasmissioni insieme e mi sono divertito molto. È più simpatico, sicuramente averci a che fare, andarci a cena insieme è più simpatico lui di Uncini, però a livello di guida, ecco, a me mi rimane più impresso Uncini, quindi di concini. E torniamo agli americani, Wayne Rainey o Kevin Schwantz? Wow. Al confronto. Wayne Rainey, sono molto più amico di Kevin, però wow, secondo me Wayne Rainey in quel momento lì era inavvicinabile per chiunque. Allora, invece andiamo in Australia, qua il confronto è un po' più difficile perché sono epoche differenti, però insomma mi piaceva mettere a confronto Doohan e Stoner, Mick Doohan, 5 mondiali con la Honda e Casey Stoner. Per Stoner, 2 mondiali, uno con la Ducati. me Stoner. Per me Stoner perché non lo so, mi è sempre sembrato che Duran abbia vinto sì tantissimo, moltissimo, ma contro, cioè, non aveva in quel periodo lì non aveva un antagonista vero, se non il primo, forse nel 92. Nel 92, quando si è fatto male, lì non l'ha vinto poi, ti Non ricordi? l'ha vinto per un pelo, hai ragione. Bene, nel Però 93, è andato 93. fortissimo, andava Nel fortissimo. 93 l'ha vinto Schwanz. Sì, Nel 93 l'ha vinto Schwanz, lui ha e vinto poi dal l'ha vinto 2000. dal 94 in poi. Esatto. Secondo me, dal 94 in poi, allora Schwanz era già di distrutto nei polsi nel 2 o 3 volte ognuno, insomma, non era più lo Schwanz che conoscevamo. E poi per il resto, insomma, se la giocava con Crivillier, che aveva la sua moto. La Honda in quel periodo lì era forse troppo superiore rispetto alle altre moto. Un po' come la Ducati adesso? Un po' come la Ducati adesso? Era un po' come la Sì, Ducati adesso? solo che ce n'erano solo due, delle Ducati ce ne sono 8.
però grosso modo la differenza è quella. Cioè, quella lì. Io quindi dei due dico Stone. sicuramente Stoner. Ma Stoner l'ho visto fare delle cose che difficilmente si vedono fare, forse solo Marquez l'ho visto guidare così. ecco, ma quando Stone vinceva con la Ducati all'inizio, tu eri uno di quelli che diceva subito questo è un fenomeno? Oppure ti ricordi che allora si diceva la Ducati, beh, che c'era la Ducati, aveva le Bridgestone, sembrava che andasse nettamente più forte delle altre, eccetera, eccetera. Tu già allora dicevi Stoner è un fenomeno? Oppure ci hai messo un po'? Sì, perché correva contro la Capirossi. Non è che corresse contro uno che non aveva mai usato una Ducati. Il primo anno lui ha vinto contro Capirossi. E E Capirossi correva l'anno con la sua prima si era Shimano giocato il mondiale. Capirossi. Eh? E l'anno prima Capirossi si era giocato il mondiale con la E l'anno Ducati. prima Capirossi, se non avesse avuto quell'incidente a Barcellona all'inizio, poteva anche pensare di vincere il mondiale. Era l'anno prima, era stato. Sì, 2006. Sì. Che è stato poi quello di Aiden, no? Esatto. Quindi arrivare, salire su una moto per la prima volta e dare così tanta paga a uno come Capirossi, che sapevamo chi era Capirossi, secondo me faceva ben vedere quello che poteva diventare Toner. Allora, parliamo di Capirossi, Loris Capirossi o Tetsuya Arada? Tetsuya Arada, perché Tetsuya Arada è il pilota più veloce che io abbia incontrato nella mia carriera mentre correvo, in assoluto. Io ho corso contro Biaggi, contro Capirossi, contro Lavado, contro Cadalora. e non dico poco, cioè, sto dicendo no, mi No. sembra e poi contro Mangri e poi contro Nieto, contro. Beh, Nieto, ecco, non so se Nieto potesse andare più forte o no. Nieto andava molto forte, però era troppo lontano nei tempi. Ma di sicuro il pilota 250, della 250 che io ho incontrato più forte in assoluto è Tetsuya. Ma questo Tetsuya. proprio per la Non velocità. so perché abbia vinto solo un mondiale, questo è un mistero. Un mistero. Quindi cioè, proprio aveva una velocità superiore, Loris, una Sì, tecnica sì, di guida sì, come. sì, sì. Allora, lui era l'unico pilota che io ho incontrato, col quale ci ho corso contro, che per fortuna aveva una Yamaha che andava alla metà della nostra Aprilia e della Honda che c'era in quel periodo, ma l'unico pilota dove io non ho mai trovato, con cui io non ho mai trovato una curva dove io andassi più forte di lui. Una. Mai. Al massimo andavo come lui. Vabbè. Mai. Allora, ci avviciniamo di più ai nostri tempi. Lorenzo o Pedrosa? Allora, a livello di curriculum non c'è gara perché Lorenzo ha vinto tre mondiali in MotoGP e Pedrosa neanche uno. Però, non so. No, a me piace, mi è sempre piaciuto di più Pedrosa, sono convinto che come talento ne avesse di più di Lorenzo. Quindi Pedrosa. Troppo Penalizzato molto dal fisico, Loris Pedrosa. dal fisico e soprattutto dalla fragilità del suo fisico, dalle cadute, dagli incidenti che ha avuto, dai problemi fisici. Ma lui sì, è decisamente meglio di Lorenzo. Allora, questo è più difficile perché Marquez Rossi sono i due dominatori dell'era moderna, no? Perché uno ha dominato fino, diciamo, al 2010 e l'altro ha dominato dal 2013 fino al 2020. Sì, no, non ho dubbi su questa cosa. Ti dico Rossi perché Rossi non si abbasserebbe mai, non si è mai abbassato a fare una roba come ha fatto Marquez nel 2015, per quanto insulti mi possano dire, dare o fare quelli che diciamo gli OVR, ma
Ma io la penso così, sono assolutamente certo che abbia fatto una porcata di quelle che non stanno né in cielo né in terra e che se volesse riprendersi almeno una parte di quei tifosi che ha perso in quel momento lì dovrebbe apparire a reti unificate, chiedere scusa prima a Rossi e poi al motociclismo. Ma forse prima il motociclismo che a Rossi, addirittura. Ecco, Sì, forse hai ragione, forse prima il motociclismo che a Rossi. ma se proviamo a dimenticare quell'episodio. No, Se... allora, bisogna dividere le cose. A livello di talento sicuramente dico Marquez, e non ho dubbi. Forse è l'unico che a livello di talento metto addirittura davanti a Stoner. Degli ultimi tempi, poi dopo io quelli vecchi non io però dopo ti dico una cosa: sono riuscito a risolvere il quesito dell'andavano più forti i piloti di allora o i piloti di adesso? Ecco, mi L'ho interessa. risolto e sono certo Hai di quello fatto che ti dico. un algoritmo, hai un algoritmo sì, grande. sì, 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 sì. No, non è neanche tanto difficile. A livello di talento, Marquez, ma a livello di pilota, di completezza di pilota, Rossi. Ok, allora, questi sono difficilissimi da dire per me. Quartararo o Mir? Campione del mondo 2020, campione del mondo 2021. Quartararo. Quartararo è decisamente superiore a me. Ok, e a Costa o Raul Fernandez? Questo mi è venuto in mente adesso, Loris. Wow! Era meglio se mi chiedevi quello nuovo lì, quello Ah, ultimo, che quello di vado. Bosco Scuro. Ah, no, Alonso. Lui Alonso Lopez, lui di sicuro in assoluto Alonso più di Lopez, no. tutti, però a Costa ha fatto delle cose che a Raul Fernandez non ho visto fare in Moto 3. In Moto 2 è stato un po' viceversa, però no, non lo so, non rispondo. Difficile, giochi jolly. Bagnaia o Bastianini? Wow. Questo è un altro difficile. Ah, te lo dico alla fine di quest'anno. È facile. Rispondo fra 12 mesi. No, non so. Cioè, col senno di adesso, ti dico Bagnaia perché mi sembra più in grado di reagire alle problematiche che possono saltare fuori in un mondiale. E quindi sì, a livello di velocità non saprei, forse potrei dire per un pizzico Bastianini, ma a livello di pilota, di pilota sì, completezza di pilota per ora Bagnaia. Allora, prima di farti l'ultima, volevo fare così una divagazione sulle piste. Io ho personalmente due piste che amo particolarmente, che sono Mugello e Phillip Island. Non so se sono anche le tue due piste preferite, probabilmente no, però tra le due. Il Mugello sicuramente è una delle mie piste preferite, Phillip Island no, quindi è facile la risposta. E quindi Mugello. Sì, E invece Mugello l'ultima. tutta la vita, c'è l'arrabbiata, chi non ha mai fatto l'arrabbiata 1 e 2, la Casanova Sevelli è l'arrabbiata, non sa di cosa si stia parlando, però io e te che l'abbiamo fatta lo Io che l'ho fatta a quelli che l'hanno sappiamo fatta bene. là. E Loris, c'è stata un'altra grandissima rivalità nel motociclismo italiano che è stato Reggiani-Cadalora. Lo chiedo a te, Reggiani o Cadalora? Ascolta, mondiali 3-0, tutta la vita Cadalora, senza dubbio, senza nessun dubbio. Benissimo, amici appassionati di moto e di moto mondiale, vi ringrazio tutti quanti che siete stati all'ascolto di A Tutto Gas, centesima puntata, quindi per me è qualcosa di orgoglio, un motivo di orgoglio, ma soprattutto ringrazio il mio ospite Loris Reggiani. Ciao Loris, in bocca al lupo. Grazie a te Giovanni, buona serata a tutti, buona serata, buongiorno, non so quando vai a podcast, quindi Buon tutto, buon tutto. buon futuro a tutti.